Taranto, la piazza delle meraviglie, mostra mercato dell'artigianato creativo. Siamo qui in piazza Garibaldi, a Taranto appunto, perché abbiamo ricevuto numerose segnalazioni. Tantissimi operatori del settore, operatori commerciali, hanno lamentato il fatto che questo mercato è stato spostato da circa un paio di mesi da piazza Immacolata qui a piazza Garibaldi. Lo vedrete dalle interviste, ci sono state numerose, ripeto, lamentele proprio perché rispetto a piazza Immacolata, qui la zona, piazza Garibaldi, risulta molto ma molto decentrata. E ci domandiamo perché si è fatta questa scelta, perché si è deciso di abbandonare una piazza centralissima, il biglietto da visita della città, qual è appunto piazza Immacolata, per optare appunto per una destinazione certamente più decentrata appunto rispetto al vero centro, a piazza Immacolata, che è appunto il cuore pulsante della città. Abbiamo raccolto tutte queste interviste, le mandiamo in onda e integralmente le gireremo all'assessore del Comune di Taranto al marketing territoriale e allo sviluppo economico, la dottoressa Valentina Tilger, proprio per cercare di comprendere le ragioni per le quali si è fatta questa scelta, una scelta che risulta di fatto, come dire, scriteriata. Sarebbe stato opportuno davvero fare un'analisi proprio commerciale, diciamo così, considerando i pro e i contro di questo spostamento. Quindi ora sentite le interviste e poi ci rivolgeremo, gireremo il tutto all'assessore Valentina Tilger. Signora, dove stavate meglio, in piazza Immacolata o qui? Diciamo che piazza Immacolata è più rappresentativa. Ecco, infatti molti operatori del settore preferivano piazza Immacolata perché è una piazza più centrale, no? Comunque, diciamo che anche qua non è male, però là sarebbe stato meglio. Da quanto tempo state qui? Sono 3 volte che facciamo il mercatino, un paio di mesi forse, più o meno. È un peccato perché quella piazza, poi ormai ci conoscevano là. Abbiamo dovuto dirigere tutti i nostri clienti qua. Spostarli. Sì, infatti. Senta, stiamo chiedendo agli operatori, stavate meglio a piazza Immacolata o qui? Beh, direi che il passaggio comunque sta anche qui. Meglio piazza Immacolata, sì. Forse è una piazza più centrale, no? Sì, è concentrata sulla piazza, comunque la gente sia nel scendere che nel salire aveva comunque il passaggio davanti al nostro gazebo. Meglio in piazza Immacolata o qui? Sono due piazze diverse in realtà, comunque la gente viene informata precedentemente, quindi comunque affluenza sia qui che in piazza Immacolata, però naturalmente piazza Immacolata è più centrale e c'è più flusso di gente anche relativa alle chiese, perché la domenica esce appositamente o per i negozi stessi. Quindi dovendo scegliere opterebbe per naturalmente piazza Immacolata. Sì. Meglio in piazza Immacolata o qui? Sicuramente in piazza Immacolata, perché è la piazza principale, un mercatino va fatto nella piazza principale secondo noi. Anche come passeggio, arrivare fino a qui è difficile che più gente si allunghi, ecco. Lasciando stare oggi anche una bella giornata, però in piazza Maria Immacolata c'è molto più passeggio. C'erano migliori guadagni? Beh, questa è la seconda volta che lo facciamo, quindi non si può fare un pronostico generale rispetto ai 3 anni, 4 anni che siamo stati lì. Però se c'è più gente sicuramente ci può essere anche più guadagno. Magari nel periodo di Natale può essere diverso, però in una domenica qualunque è più difficile vedere il passeggio che c'era di lì. A quest'ora di là non si poteva camminare. Qui è un po' più isolato. Sì, sì, è alla fine del centro, quindi sì. Buongiorno, meglio in piazza Immacolata o qui? Diciamo che qui devono ancora abituarsi magari le persone alla nostra presenza. In piazza Maria Immacolata magari c'era anche una disposizione più aperta. In generale per il momento lo preferivo, però anche qui non è male. Diciamo che dobbiamo solo ambientarci un pochettino con più eventi. Dovendo scegliere tra piazza Immacolata e qui, dove preferite svolgere? Piazza Maria Immacolata. Lo dite all'unisono. Sì.
Uno alla volta, uno alla volta. Vabbè, Piazza Maria Immacolata è più centrale, in Piazza Garibaldi uno deve venire apposta, cioè il passeggio di solito termina al Caffè Italiano. Ci sono un po' di problemi di base del genere, ora ci avviciniamo al periodo natalizio, non ci sono ancora luminari e se ci fosse una illuminazione più adeguata porterebbe molta più gente, o comunque non ci sono attrattive in questa piazza, mentre Piazza Maria Immacolata, essendo centrale tra Via d'Aquino e Via di Palma, la gente capita anche. Suo pensiero? Pienamente d'accordo con ciò che ha detto lei. Qua la gente comunque deve arrivare apposta, al massimo arrivano, sì, è una bellissima piazza comunque centrale, però non è lo stesso di passeggio come può essere una piazza. Era proprio il biglietto, il salotto della città. No, in mancanza d'altro uno si accontenta di questa. Il male minore, accettiamo. Buongiorno. Meglio Piazza Immacolata o qui? Certamente Piazza Maria Immacolata, sicuramente. Per quale motivo? Diciamo era forse più ampia, più... È più ampia, è più bella la prospettiva, c'è cioè più passeggio, c'è cioè tutto di più. Meglio Piazza Immacolata o qui? È meglio Piazza Immacolata rispetto a qui, però non possiamo ci lamentare. Ecco, perché preferiva Piazza Immacolata? Perché c'è più gente, comunque i bar attirano anche le persone, cioè, le persone sono proprio... Proprio penso a venire a camminare perché ci sono i negozi. Qui è più decentrato. Sì, diciamo. Qui anche, però qui allo stesso tempo vediamo molti turisti, perché comunque vediamo che qui a livello turistico... Però tra le due? Tra le due preferisco più chi compra che non i turisti, però anche i turisti se vede la cosa carina compra. Buongiorno, meglio Piazza Immacolata o qui? Piazza Maria Immacolata. Per quale motivo? C'è più passeggio. Cioè, penso che sia una cosa molto logica, rilevante, sì, perché comunque io in prima persona quando passeggio in centro fin qui non arrivo, un po' perché è una piazza abbandonata, la sera anche alcuni lampioni non sono accesi a volte, gli irrigatori funzionano male, è poco praticata, ecco. Meglio Piazza Immacolata o qui? Piazza Immacolata senz'altro, perché qui diciamo anche l'afflusso della gente è meno cospicuo, mentre in Piazza Immacolata poi eravamo anche in una zona meno ventilata, quindi qui c'è umidità, c'è più ventilazione, quindi è meno passeggio e quindi è meglio senz'altro Piazza Immacolata. Ma praticamente voi non siete stati coinvolti nella... No, è stata una decisione che è caduta da là. Da quanto tempo? Da quanto tempo state qui? È da un paio di mesi, quindi è già la seconda volta che veniamo. Buongiorno, meglio in Piazza Immacolata o qui? Piazza Maria Immacolata. Per quale motivo? Tantissimo, passeggio, la sera c'è qualche piccolo problema che non lo vogliamo evidenziare, però comunque già... Di sicurezza, no? Sicurezza, alcolismo. Almeno quello che vediamo poi. Meglio in Piazza Immacolata o qui? No, è meglio a Piazza Maria Immacolata. Come mai? È che qua pochissima gente, la gente, il tarantino non è abituato a venire a Piazza Garibaldi, era abituato ad andare fino alla SEM, la vecchia SEM che adesso non c'è più, e tornava indietro. Piazza Garibaldi, sì, oggi c'è un po' di gente perché la giornata è buona, ma non... Per me, come penso anche per altri. Sì, quasi tutti, proprio tutti. Ah, tutti, quindi non è che sto dicendo una festa. Qui la sera poi è pieno di drogati. Soggetti a rischio. Guardate, no, non si può stare proprio qua, proprio la sera. Cioè, siamo la sera. Allora, diceva sulla sicurezza? La sera qui non si può stare proprio. Qua è pieno di drogati. Se dobbiamo smontare bisogna essere in due, in tre per stare attenti, perché... Ti fregano subito, come ti giri ti fregano. Non è una piazza sicura. No, non è sicura, non è pulita. Poi è tutta rovinata, se vedete date un'occhiata, le radici degli alberi sono usciti fuori, gli alberi per niente tagliati, guardate, quindi scompaiono, nell'albero scompaiono i lampioni, è una piazza abbandonata. Poi decidessero loro, però per quello che sento tra colleghi, se continuiamo qui non lo facciamo più. Meglio Piazza Immacolata o qui? Meglio Piazza Immacolata.
Sì. Per quale motivo? È per la struttura della piazza, perché il mercatino viene fatto intorno alla piazza e siamo più ordinati rispetto a Piazza Garibaldi, che è dispersiva. Meglio Piazza Immacolata o qui? Allora, mio parere personale è molto meglio Piazza Immacolata. C'è più gente, la gente ha più spazio per poter venire a vedere l'artigianato. Quindi secondo me sì, molto meglio Piazza Immacolata. Anche secondo me. E secondo me è tenuta anche meglio, più pulita ed è anche più controllata. La parola democrazia viene dal greco demos kratos, potere del popolo, e il popolo, gli operatori del settore, vogliono che il mercato ritorni in Piazza Immacolata. Tutti, l'avete visto, hanno optato per questa scelta. Sarebbe il caso che l'assessore Tilger e l'amministrazione comunale, valutando la situazione, facciano un passo indietro, ed è da persone intelligenti modificare, cambiare opinione alla luce di una situazione schiacciante. Piazza Immacolata è centrale, Piazza Garibaldi è più periferica, più decentrata rispetto al cuore pulsante, al salotto della città, quale appunto Piazza Immacolata.